Breda rispolvera Peccarisi in difesa al posto dello squalificato Accursi. Per il resto non cambia e si affida al consueto 3-4-3. Nel primo quarto d'ora la Salernitana fa la partita, prova a prendere il sopravvento ed a chiudere l'avversario. Lo fa grazie anche al prezioso lavoro di Pippa sulla fascia sinistra, che si propone con continuità e pericolosità. Dopo 16 minuti Grillo respinge in modo spettacolare un colpo di testa di Fava. Poi però ecco l'imprevisto, Pippa si fa male, per lui problemi muscolari, in campo va Balestri, calciatore con caratteristiche differenti. Così la Salernitana perde brillantezza ed il Bassano chiude gli spazi e prova anche ad avvicinarsi alla porta avversaria, ma le conclusioni di La Grotteria e Gosé non sono precise. Il primo tempo si chiude in perfetta parità. La partita si decide nella ripresa, dopo un iniziale a fondo del Bassano, infatti la Salernitana dà il massimo del quarto d'ora iniziale, quello che decide la sfida e regala la vittoria ai Granata. Il punteggio si sblocca al 54esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ragusa è il più lesto di tutti ad approfittare di una corta respinta del portiere Grillo e realizza così il gol del vantaggio sotto gli occhi di Gigi Di Biagio, osservatore alla rete interessato per conto del selezionatore dell'Under 21 Ciro Ferrara. La rete di Ragusa galvanizza la Salernitana e mette alle corde il Bassano. Quattro minuti più tardi una percussione dello stesso Ragusa in area viene fermata così da basso. Per l'arbitro è calcio di rigore. A Carrus il compito di sfruttare il match point dagli 11 metri. Il centrocampista, determinante nella ripresa, non sbaglia e realizza il decisivo raddoppio. Nel finale c'è poco da raccontare se non il contagioso entusiasmo della Rechi che accompagna i calciatori di casa ed altre buone opportunità costruite dalla stessa Salernitana, che così legittima la vittoria e si consolida in zona playoff in attesa di un altro spareggio playoff, quello di domenica la Rechi con la Cremonese, e magari di novità societarie che potrebbero assicurare una nuova primavera alla Salernitana.